Ed eccoci con il quarto episodio di The Last of Us. Ma prima di iniziare a parlare del quarto episodio, ragazzi, madonna, quante critiche sul terzo episodio dopo quello che ho detto. Io vi ricordo, ragazzi, che le recensioni servono per esprimere il proprio parere e non ad offendere vostra madre. Quindi mi raccomando, non incazzatevi perché non ne vale veramente la pena. Detto questo, parliamo del quarto episodio. Quarto episodio su cui non ci scanneremo perché è stato un buon quarto episodio dove finalmente il viaggio di Ellie e Joel è entrato nel vivo. Da adesso si comincia, diciamo, davvero. Questo viaggio però è stato interrotto da dei banditi che a un certo punto hanno iniziato a sparare su Joel ed Ellie che cercavano di proseguire sulla loro strada, ma a un certo punto sulla strada c'era un casino di macchine tutte messe una davanti all'altra e quindi non si poteva andare avanti. Hanno dovuto fare un lungo giro. Si sono ritrovati in una città e qui il disastro, il casino. Joel ed Ellie iniziano, insomma, ad affrontare le prime difficoltà. Cioè, in realtà le avevano già affrontate, ma adesso sono da soli e dovranno affrontare, diciamo, il mondo intero. E qui vediamo che Joel ed Ellie vengono appunto attaccati da dei banditi che stanno cercando un certo Harry, che i giocatori del gioco appunto conosceranno benissimo. E qui Joel rischia addirittura a un certo punto la vita perché c'è un tizio che gli va addosso, a un certo punto quasi lo strangola, ma Ellie, che aveva messo da parte, aveva preso una pistola all'insaputa di Joel, spara a questo ragazzo ferendolo e poi Joel finisce il lavoro. Da qui vediamo che tra Joel ed Ellie pian piano il rapporto inizia un pochettino a formarsi, no? Joel in questa puntata in realtà ha cercato di mantenere le distanze perché Joel gli ricorda che lei è soltanto della merce, merce insomma da scambiare, non fa parte della sua famiglia è suo fratello, Tess, lei non c'entra assolutamente niente, ma Joel dice questo perché comunque vuole tenersi distante, no? Perché comunque vedere una ragazza di quell'età che gli ricorda sua figlia non gli fa di certo bene, però pian piano il rapporto inizia un pochettino a formarsi e lo vediamo quando Ellie inizia a leggere quelle battutine che fa anche nel gioco, no? Quelle barzellette. E Joel alla fine della puntata vediamo anche che inizia un po' a ridere a queste battute. Quindi è molto bello vedere come questo rapporto pian piano inizia a formarsi. La puntata alla fine è questo, no? Loro che cercano di scappare, di rifugiarsi da questi banditi che hanno iniziato a sparargli così. Senza senso, anche se in realtà in un mondo come questo, appena c'è la possibilità di recuperare qualcosa, subito si viene attaccati. Infatti, Joel e Ellie camminavano in questa città con quest'auto piena di provviste e quindi chiaramente sono stati attaccati. E mi piace tantissimo vedere queste scene dove loro devono cercare di nascondersi, vanno tra un edificio e l'altro, cercano insomma di vedere se c'è qualcuno. Mi piace perché comunque è una bella atmosfera, insomma, proprio quell'atmosfera di sopravvivenza, quell'atmosfera del non so che cazzo sta per succedere ora che esco fuori dalla porta, potrebbero trovarsi di fronte banditi, clicker, insomma, può succedere di tutto e quindi queste sono quelle situazioni che in una serie apocalittica mi piacciono un sacco, cioè quelle situazioni dove veramente può succedere di tutto da un momento all'altro. Ma giungiamo subito alle conclusioni anche perché, bene o male, non è che sia successo moltissimo, anche perché questa puntata è quella che dura meno rispetto alle altre. È durata 40 minuti, in realtà è durata classicissima di una serie TV, però finora le puntate duravano un'ora, quindi questa è durata un po' meno. E alla fine vediamo che Joel ed Ellie si rifugiano in questo grattacielo al 30° piano, in attesa che giunga il mattino per cercare di capire come uscire da questa situazione, perché ormai l'auto non va più, hanno bucato le ruote, gli hanno sparato, quindi l'auto non se ne fa più nulla. Devono cercare di uscire dalla città in qualche modo. E siccome ormai è notte e sono stanchi, Joel tra l'altro non aveva neanche dormito la sera prima perché si erano accampati in una foresta, non riusciva a dormire perché non sapeva se poteva sbucare qualcosa. Questa volta crolla, non ce la fa e dopo aver riso a una battutina di Ellie, si risvegliano con Harry e suo fratello Sam che gli puntano una pistola. E la puntata si chiude così. Quindi una puntata bella, molto 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 bella, mi è piaciuta. E ora vedremo nella prossima puntata come svilupperanno questi due personaggi e come insomma la storia proseguirà. Questa settimana però in teoria la puntata dovrebbe uscire prima, ovvero sabato. Perché lunedì c'è il Super Bowl, quindi per evitare di sovrapporre questo evento che in America è molto seguito, fanno
faranno uscire la puntata un pochettino prima. Non so però se Sky la farà uscire prima, ma penso di sì, penso che si atterranno a quello che fanno in America. Quindi tra qualche giorno scopriremo come la serie proseguirà con la prossima puntata, la quinta puntata. Detto questo, ragazzi, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo quarto episodio. Ripeto, mi è piaciuto, quindi questa volta non vi potete lamentare, ma ripeto, ragazzi, le recensioni sono pareri e secondo me la cosa più interessante e più importante è proprio quando qualcuno ha un punto di vista diverso dal vostro con cui potervi confrontare. Detto questo, quindi iscrivetevi al canale, ciao a tutti ragazzi e alla prossima.